La problematica sul servizio dei trasporti è sempre un argomento principale, caro allo studente. Oggi qui all'ingegneria si concentra questo sul dibattito del convegno Quo Vadis. L'Università di Salerno è l'unica università della regione Campania che non è ospitata all'interno dell'area urbana di un capoluogo. Questo ha consentito all'Università di crescere in maniera libera da condizionamenti urbanistici, di contro però richiede un collegamento continuo e di qualità con il territorio. L'Università ha ben presente questo, tant'è che il Rettore Tommasetti ha voluto addirittura lasciare un segno individuando tra le priorità e tra le deleghe che lui ha dato nella sua appena preso servizio, proprio quella dei trasporti, per aiutare il sistema di trasporti a fare rete con il territorio e a proporre soluzioni di mobilità che non penalizzino questo Ateneo nel quadro regionale e nazionale. Beh, noi partiamo, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, nello studiare questa realtà come una piccola, forse la più grande città della Valle dell'Irno. In quanto una piccola grande città della valle deve essere studiata alla stregua di una realtà urbana. In questo momento la nostra università deve, diciamo, combattere con altre università campane ed anche nazionali, deve combattere con un calo degli iscritti. Questa battaglia la si può vincere migliorando i servizi e l'accessibilità al campus, che attualmente sono abbastanza soddisfacenti, ma che possono ovviamente fortemente migliorare. Una crisi economica che sta colpendo le famiglie, soprattutto i settori, diciamo, più disagiati, che è il nostro, diciamo, bacino, diciamo, di utenza, devono essere supportati nella maniera migliore possibile. E quindi noi negli anni, e quello che un po' presenteremo anche oggi, abbiamo studiato diverse soluzioni che possono migliorare e aiutare l'accessibilità, soluzioni che ovviamente l'università non può portare avanti con le proprie forze, ma di cui ha bisogno, per le quali ha bisogno che la regione o anche scelte nazionali forti possano, diciamo, intervenire. Pensiamo al collegamento ferroviario, sistemi di bike sharing o di car sharing, cioè tutto ciò che incita. Ora, uno studio dell'Università di Napoli, condotto da alcuni colleghi e amici, ha dimostrato che la scelta dell'università e la scelta addirittura della facoltà è legata all'accessibilità. Cioè, mi iscrivo addirittura alla facoltà più vicina alla mia residenza, e quindi questo è un dato di cui dobbiamo prendere atto. La presenza della Regione oggi qui all'Università degli Studi di Salerno per questa problematica, quella dei trasporti, per rendere un po' più chiaro anche a chi ci ascolta e anche soprattutto alla parte degli studenti l'argomento. Sì, assolutamente, ben vengano momenti di confronto per poter ovviamente raccogliere le istanze, le problematiche che possono esserci, ovviamente dare la disponibilità per risolvere piccoli e grandi problemi che poi nella vita quotidiana diventano problemi importanti, soprattutto per gli studenti che vengono qui appunto per studiare, per continuare il loro percorso universitario. Quali sono gli spunti più interessanti che oggi possiamo trarre da questo dibattito? Ma adesso vedremo come il dibattito va avanti. È chiaro che noi in Regione stiamo trovando una situazione difficile sul tema dei trasporti, stiamo dando già qualche segnale, vedi la questione abbonamenti gratuiti dal prossimo anno accademico, in senso da settembre, e credo che questo sia già un buon segnale per far capire come siamo attenti da un lato ai trasporti e dall'altro agli studenti. Molto altro si può fare, cercheremo di fare tutto quello che è nella nostra possibilità, ovviamente ben vengano sollecitazioni e spunti. Il Rettore poco tempo fa aveva parlato di un'Università di Salerno come isola felice, dicendo che però l'Università non deve diventare un'isola, nel senso deve essere ben collegata, facendo riferimento in particolar modo alla metropolitana. Come vi state muovendo in questo senso? Ma stiamo seguendo con RFI il progetto di collegamento ferroviario, è chiaro che diverse ipotesi sono al vaglio, io credo che nell'arco del 2016 potremo definire quale può essere l'ipotesi più funzionale da un lato ai servizi ferroviari, dall'altro al collegamento con l'università, e poi candidarci per avere il finanziamento e realizzarlo.